Risparmiare soldi non è facile. Nel 2023, con gli aumenti di bollette, gas, luce, di qualsiasi cosa, dell'aumento della spesa alimentare, è quasi impossibile risparmiare. Quindi bisogna stare più attenti del solito. Come fare? In questo video ti parlo di 19 modi per risparmiare soldi ogni mese, ogni giorno nel 2023. Ti parlo di metodi reali e facili che utilizzo io stessa per riuscire a risparmiare. Io sono Giusy, trainer di autonomia finanziaria e mi piace spiegare con termini semplici il mondo finanziario. Risparmia una parte delle tue entrate con un obiettivo specifico. Che cosa intendo con questo? Molte volte diciamo nella nostra mente: ok, voglio risparmiare 200 euro al mese, però se non sai effettivamente perché vuoi risparmiare quei soldi, ti verrà difficile concretizzare periodicamente ogni singolo mese quel risparmio. È più facile riuscire a risparmiare quando ti poni un obiettivo specifico. Per esempio, voglio risparmiare 2000 euro nel 2023 per concedermi una vacanza con la mia famiglia alle Maldive. Ora adesso non so quanto costa una vacanza alle Maldive, però per farti un esempio. Quindi prendere in considerazione un obiettivo nel modo più specifico possibile. Questo ti porta più facilmente a raggiungere il tuo obiettivo e se sai per esempio che il tuo obiettivo è di 2000 euro, puoi suddividere quella cifra per ogni singolo mese in modo tale che ti verrà più facile risparmiare. Oppure se vuoi acquistare un'auto invece di fare un finanziamento, potresti risparmiare prima di acquistare la nuova auto. Ovviamente siamo molto più propensi a pagare a rate qualcosa invece di risparmiare prima, cioè vedo tantissime persone che comprano a rate per esempio un nuovo smartphone invece di poter risparmiare prima quei soldi. Se gli chiedi di risparmiare prima non riescono, invece quando sanno che c'è la rata da pagare per lo smartphone, allora magari in qualche modo riescono. Controlla le tue spese periodicamente, perché se non guardi periodicamente il tuo conto corrente, se non controlli in qualche modo quanto stai spendendo e per cosa spendi i tuoi soldi, a volte è difficile veramente rendersi conto di come vanno via magicamente i nostri soldi. Per esempio, c'era un periodo della mia vita che spendevo veramente tanto quando andavo al lavoro come dipendente per il caffè. Prendevo un caffè la mattina, un altro caffè dopo, magari poi qualcosa in pausa pranzo. Insomma, alla fine spendevo tantissimi soldi in questo modo, tantissimi, comunque quei 30 euro per esempio al mese che potevo risparmiare in modo diverso, unito ad altri risparmi, potevo avere un risparmio consistente. Ecco, molte volte le piccole cose contano e anche in questo caso le piccole spese contano. Ovviamente non si può risparmiare su tutto e sempre, ma te ne parlerò più avanti nel video. Elimina i debiti. Molte persone non riescono a risparmiare, soprattutto vogliono risparmiare quando hanno già un debito e molte volte questo debito ci porta a pagare tantissimi interessi che potremmo evitare. Quindi la prima cosa da fare è cercare di chiudere almeno uno dei debiti che abbiamo in essere. In questo modo puoi evitare di pagare gli interessi e questo è già un gran bel risparmio, perché anche se pensi di stare pagando pochi interessi, se vai a guardare bene possono essere anche migliaia di euro negli anni. Definisci una percentuale specifica da risparmiare ogni singolo mese. Nel dettaglio, nel mio caso, più che una percentuale fissa, mi sono posta come obiettivo di risparmiare, per esempio all'inizio quando guadagnavo come stipendio circa 1200-1300 euro al mese, mi ero posta come obiettivo di riuscire a risparmiare almeno 300 euro al mese. Se riuscivo anche 350, però poi quei 50 euro che accumulavo in più quando riuscivo mi acquistavo un qualcosa che desideravo, quindi era sì un risparmio, ma un risparmio momentaneo, perché poi andavo a rispendere quei soldi, ma era come un premio che mi facevo per essere riuscita a risparmiare il resto dei soldi. Quindi in base al tuo stipendio, in base alle tue spese, prendi in considerazione una cifra che puoi risparmiare ogni mese. 50 euro va benissimo, l'importante è iniziare, poi col tempo puoi migliorare. In genere si dice che si dovrebbe
potrebbe risparmiare circa il 20% del proprio stipendio. Se non ci stai riuscendo, puoi comunque pensare se ci sono degli abbonamenti o altre spese che stai facendo e potresti evitare di fare perché non ti interessano davvero. Per questo è importante controllare le proprie spese, perché solo guardando l'estratto conto ci rendiamo conto di quante spese inutili facciamo. Trova il tuo modo per risparmiare. Ci sono tantissimi modi per risparmiare: il metodo delle buste, il Kabebo, però ognuno di noi è diverso, quindi quello che puoi fare è fare quello che ti viene più facile. La cosa più facile che ti viene a fare è il miglior metodo per risparmiare. Ti viene più facile risparmiare quando utilizzi i contanti? Bene, utilizza sempre i contanti quando devi fare degli acquisti. Ti viene più facile risparmiare ponendoti, prima di fare un acquisto, delle domande? Ok, poniti quelle domande prima di fare un acquisto. Oppure ti viene più facile compilare un file Excel oppure avere un'agenda? Ecco, utilizza quello che ti viene più facile, perché ognuno di noi è diverso. Stabilisci un budget massimo per tipologia di spesa. Per esempio, potresti definire un budget, non so, di 400 euro per la spesa alimentare, di 200 euro per la benzina, così via, in modo da darti un tetto massimo e cercare di rispettare quella cifra e ingegnarti in modo tale da non superarla ogni singolo mese. Pagare in contanti è dimostrato, non so da quante ricerche, che ti porta a spendere meno soldi. Perché questo? Perché ti rendi conto materialmente di quanti soldi stai spendendo. Infatti sono abbastanza certa che con Amazon e gli altri strumenti e modi di pagare online, questo ci porti inesorabilmente a spendere molti più soldi, perché è come se non vedessimo materialmente quanti soldi stiamo spendendo. Fammi sapere tu in un commento se utilizzare i contanti effettivamente ti aiuta a risparmiare. Crea un tuo fondo emergenza. Questo per me è fondamentale, perché molte volte creiamo dei debiti quando non riusciamo più a fare determinate spese. Se invece all'inizio ci creiamo un nostro fondo emergenze, un fondo da utilizzare solo in casi eccezionali, questo ci aiuterà per non pagare per esempio interessi quando ci serviranno tanti soldi e col nostro stipendio mensile o con i nostri soldi mensili non riusciamo ad effettuare quelle spese. Per quanto riguarda la spesa alimentare, sì, ha aumentato molto il costo di qualsiasi alimento, però nella realtà dei fatti molte volte non creiamo una lista della spesa accurata, non sappiamo effettivamente quello che consumeremo, quindi molte volte tendiamo a comprare un qualcosa che poi dobbiamo o buttare perché non abbiamo consumato in tempo, oppure acquistiamo al supermercato qualcosa che non ci serviva davvero perché non avevamo una lista accurata della spesa e tendiamo a comprare di più e male, o magari acquistiamo qualcosa in offerta che però scade oppure non ci serve davvero e alla fine spendiamo sempre più soldi. Quindi fare una lista della spesa e rispettare con scrupolo quella lista è già un buon modo per risparmiare. Quanti soldi ti servono per vivere senza lavorare? Sogna in grande. Lo so che può sembrare impossibile, però immaginare di poter vivere senza lavorare e cercare di capire quale cifra ci può servire ci può aiutare in qualche modo ad avvicinarci al nostro obiettivo. Se pensiamo che è impossibile, non ci proveremo mai. Se invece magari ci ragioniamo e capiamo che non ci servono chissà quali soldi, magari solamente quei 200-300 mila euro, ok, sono tanti soldi, però nella realtà dei fatti non sono 10 milioni di euro, 20 milioni di euro, milioni e miliardi di euro, e quindi magari ci rendiamo conto che ci basta meno ed è una cifra che in qualche modo negli anni col tempo possiamo raggiungere. Tu ti sei mai chiesto qual è quella cifra che ti permetterebbe di vivere senza lavorare? Fammelo sapere in un commento. Chiedi più preventivi. Quando vuoi qualcosa è importante chiedere più preventivi, per esempio se devi ristrutturare casa, devi acquistare un'auto, in modo da scegliere il preventivo più conveniente per te e da capire effettivamente se c'è qualcosa e qualche spesa che potresti evitare. Per esempio, per l'acquisto
dell'auto, io ho richiesto più preventivi e ogni volta capivo come mi voleva manipolare il venditore e quali spese extra inseriva che poteva tranquillamente non inserire, e quindi questo mi facilitava la volta successiva per capire che cosa era una spesa effettivamente importante per la mia auto, era solo un plus o un'assicurazione che nella realtà dei fatti per la mia auto non mi serviva. Verifica gli abbonamenti. Lo so, forse lo dirò sempre nei miei video, ma lo ripeterò all'infinito perché è una di quelle spese che ci porta a spendere tantissimi soldi senza che ce ne accorgiamo. Quindi verificare periodicamente i propri abbonamenti ogni 3 mesi, o comunque mettersi in calendario le scadenze di un determinato abbonamento per chiuderlo prima del pagamento successivo, se ci accorgiamo di non utilizzare per esempio un abbonamento in palestra oppure Netflix o qualsiasi altro abbonamento che tu possa avere, è importante, in modo da fare un check periodico degli abbonamenti e tenere solamente quelli che ti servono davvero. Verifica se per esempio stai risparmiando quella cifra che hai deciso di risparmiare mensilmente. Per esempio, vuoi risparmiare 200 euro al mese e ti sei fissato più o meno come risparmio settimanale 50 circa euro alla settimana. Verifica effettivamente se stai risparmiando quella cifra, perché poi il 27esimo giorno del mese non puoi recuperare se non hai fatto dei progressi ogni singolo giorno. Quindi datti un appuntamento anche solo di 10 minuti ogni settimana per verificare se stai rispettando i tuoi progressi. Valuta i costi del tuo conto in banca, perché molte volte vi sono dei costi eccessivi. Per esempio, vi è il pagamento di un canone che potresti evitare con un conto corrente gratuito, oppure prendi in considerazione un conto deposito per avere un rendimento. Ti lascio il link qui da qualche parte con il video sui conti deposito. Investi le tue entrate extra, un modo per aumentare i propri risparmi e investire i propri soldi, una parte dei propri soldi. Ovviamente se non hai alcun risparmio non ha senso investire, ma se hai diversi risparmi è importante prendere in considerazione di investire una parte di queste somme in uno strumento finanziario, come per esempio gli ETF, oppure in una strategia di investimento come il PAC, oppure prendere in considerazione un fondo pensione. Ti elenco qui da qualche parte i video che ho creato sugli ETF, i PAC e i fondi pensione. Utilizza un'app o un file per segnare le tue spese e le tue entrate e avere sott'occhio periodicamente, giornalmente, settimanalmente come stai spendendo i tuoi soldi e come gestisci le tue entrate. Non è importante lo strumento che scegli, è importante che tu lo faccia. Però pensa a come aumentare le tue entrate, non si può risparmiare a vita, e uno dei modi per aumentare il proprio risparmio è quello comunque di guadagnare di più. Quindi pensa a come potresti aumentare le tue entrate, per esempio cambiare lavoro, creare un tuo business. Prendi in considerazione tutto, anche se adesso questo ti sembra impossibile, perché è uno dei modi per risparmiare, non possiamo togliere tutto per sempre. Pensa a modi alternativi o ad altri modi per ridurre le tue spese. Molte volte facciamo delle spese ripetitive, per esempio andando sempre nello stesso supermercato, non prendendo in considerazione che ci sono dei nuovi supermercati nella zona che ci possono far spendere meno. Ovviamente questo è un esempio semplicissimo, però per farti capire che molte volte si può risparmiare. Per esempio, un altro modo è quello di prendere in considerazione periodicamente se vi sono dei gestori di gas e energia che ti fanno spendere meno con le bollette, in modo da risparmiare su queste cifre che non puoi evitare ma che comunque puoi ridurre. Prima di acquistare qualsiasi cosa, prendi in considerazione di pensarci 48 ore, perché pensandoci 48 ore forse potresti renderti conto che effettivamente non ti serviva quel qualcosa. Se poi invece capisci che comunque ti serviva quel nuovo vestito, quel nuovo cellulare, ok, acquistalo. Però le spese di impulso, quelle effettuate immediatamente quando per esempio ci sono i saldi, molte volte ci portano a spendere più soldi. Fammi sapere in un commento qual è il tuo modo per risparmiare, raccontami la tua esperienza e se ti viene più o meno facile. Io ti mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!